Ho preso visione dell'articolo pubblicato da Radio Spada sul proprio sito in data 9 marzo e linkato, sempre da Radio Spada, come commento sul mio canale. Dalla suddetta visione è scaturita una riflessione ed una conferma. La riflessione. Ancora una volta Radio Spada omette intenzionalmente qualsiasi riferimento ai miei diritti di proprietà relativi alla video intervista al suo vicepresidente e alla violazione di tali diritti posta in essere volontariamente e ostinatamente. La conferma. Confermo la mia disponibilità ad un confronto, ripeto confronto e non sfida, tra me ed un componente di Radio Spada realmente informato dei fatti. Confronto da tenersi in diretta sul mio canale in data da concordare, ma non oltre il 24 marzo 2017. Ulteriori pretesti, provocazioni, controproposte o dilazioni da parte di Radio Spada faranno decadere con effetto immediato la proposta da me formulata e pertanto riterrò chiusa definitivamente questa spiacevole vicenda. Grazie per l'attenzione.